Entriamo in collegamento in questa amichevole che vede affrontarsi la compagine dei Monatti, almeno non sappiamo se si chiamano sempre così. Mauriello non lo sa. Cavallo prova con questa conclusione. Come si chiama la tua squadra, Nurti? Monatti. Monatti come sempre, allora avevamo detto bene. Attenzione che comunque la compagine che sta vincendo per 2-0 milita momentaneamente senza un portiere. Dall'altra parte un piacevole ritorno, quello dei Maltesers. Tanti cambi però in questa partita, ma c'è una sorta di crasi insieme alla compagine degli AS Tronzi. Attenzione Cavallo, potrebbe darla a Qualatino. Federico sceglie il passaggio al momento però sbagliato, la palla che viene messa fuori. Dicevamo appunto dei Tronzi che si sono separati in squadra, appunto troviamo nelle fila dei Maltesers Rossi che per adesso non è in campo, poi troviamo anche Cavallo e comunque abbiamo anche dovrebbe essere chi è? Manca dei Tronzi, Cavallo, Rossi. Ma non sono i Tronzi questi. No, che ci stanno, giocavano nei Tronzi. Strano. Soprano anche? Che fuori però. Soprano Gilleni, fuori, ma non gioca, non penso. No, cretino, c'è Cavallo. Poi prima abbiamo visto giocare Rossi. Ah, ecco, c'è un cambio quindi. Ci sono un po' di cambi per questi. Per questo match. Mauriello aveva capito davvero poco. Ci scusiamo per la demenza di quest'arbitro. Nel frattempo qui Campese se ne va in grande slalom, superando più volte Cavallo, riesce comunque questo momento ad allontanare Peruoppolo, prova il tiro Francis Nulti, per poco non poteva approfittarne. Covino prova ad andare, viene fermato però da Ruoppolo, palla in messa fuori, rimessa laterale, provano i Maltesers a farsi vedere in avanti. La palla che viene messa dentro da Federico a cercare Qualatino, arriva poi il rilancio di Famà, palla che viene anticipata, ancora Famà, fermato da Qualatino e guida! Palla che palla! Manda il pallone alle stelle, prima palla spersa, ritorno qui al Fedeta Calcio per Guida, lo inquadriamo sorridente e noi su questa perla possiamo anche chiudere il nostro collegamento. Liberti e Cafiero, questo 2-2. Che quello stronzo? L'uomo che è stato pensa della tua migliore in campo. Allora, amichevole precampionato, da una parte un ritorno piacevole con Liberti. Allora, secondo te questo pari rispecchia un po' l'andamento della gara? Ti è piaciuto questo match? Sì, è stato divertente, sono passati loro avanti, noi siamo usciti solo alla fine, ma è frutto di automatismi che dobbiamo ritrovare perché siamo a metà una nuova squadra, quindi adesso bisogna vedere di ingranare la marcia. Senti, un progetto interessante secondo te questa squadra che avete creato? Ti piace? Sì, interessante, molto molto bella. Possiamo si può fare qualcosa? Integrare, sì. Senti, allora, dall'altra parte invece Monatti, dal doppio vantaggio per raggiunti, ha pesato, diciamo, l'assenza di un portiere? Sì, il portiere ha pesato molto l'assenza, ma dalla prossima avremo un portiere fisso. De Vincenzo? O De Vincenzo Flaminio. Senti, la squadra come l'hai ritrovata? Ti piace? Funziona tutto bene? Ma stiamo in classe insieme, ci conosciamo. Cioè, best friend. Li vedi sempre, purtroppo? Purtroppo sì. Vabbè, grazie ragazzi. Ciao.